Giuseppe Cassì, sindaco di Ragusa al 12° congresso di Legambiente. Siamo arrivati alla terza giornata, sono state 3 giornate in cui ci siamo confrontati sul presente e sul futuro del paese. Abbiamo parlato di transizione, una transizione che deve essere ambientale, ma deve essere anche e soprattutto sociale. Oggi il suo contributo. Sì, io partecipo con grande interesse, con soddisfazione e gratitudine a questi lavori del Congresso di Legambiente. Ho letto la relazione del Presidente, veramente molto interessante, molto illuminante anche per noi amministratori locali. Io sono il sindaco di una città media di circa 70.000 abitanti. Abbiamo iniziato a mettere in campo delle pratiche buone che cercano appunto di venire incontro alle esigenze dei cittadini in un contesto ambientale che va comunque tutelato e preservato. Noi parleremo oggi di pannelli fotovoltaici sui tetti delle case in centro storico, una questione veramente delicata rispetto alle quali molte sovrintendenze pongono veti, pongono dubbi. Noi a Ragusa siamo riusciti a approvare un regolamento che consente l'installazione di solare termico e pannelli fotovoltaici nelle case in centro. È un regolamento che ho capito che viene portato anche ad esempio in molte città, questo mi fa molto piacere. Siamo tutti impegnati in questa lotta per andare verso la transizione energetica nella maniera più rapida possibile, più sostenibile possibile, sotto i profili sociali, ambientali che certamente ci sono. Andiamo avanti in questa direzione, grazie all'Legambiente.